Pierre Puvis de Chavannes nacque a Lione il 14 dicembre 1824 in una famiglia borghese, figlio di un ingegnere minerario discendente da un'antica famiglia di Borgogna. Ricevette per volere della famiglia una solida educazione classica. Studiò in un collegio di Lione e poi al liceo Enrico IV a Parigi. Attratto dalla pittura, trascorse un anno nello studio di Henri Scheffé, ma scoprì la propria vocazione viaggiando in Italia. Delacroix lo accolse a Parigi tra i suoi allievi. Fin da subito l'artista si distinse per uno stile caratterizzato da colori delicati e in effetti fu molto abile nell'usare anche gessetti e pastelli per i molti disegni che realizzò durante la sua carriera. È stato il più importante pittore murale francese della seconda metà del XIX secolo. Decorò infatti molti edifici pubblici in Francia usando una tecnica particolare. I suoi dipinti venivano eseguiti su tela e in seguito affissi ai muri, avvalendosi del cosiddetto marouflage. Ottenne poco successo però all'inizio della sua carriera, ma poté sempre contare su una rendita privata che gli permise di lavorare sottopagato. Le sue opere vennero rifiutate 8 volte al Salon e la partecipazione alla mostra delle Gallerie Bonne Nouvelle lo rese oggetto di sarcasmo e di critica da parte dei colleghi. Puvis de Chavannes andò avanti per la sua strada, mirando al raggiungimento del perfetto accordo tra la superficie piana e le sue composizioni decorative. Lo fece giocando sull'equilibrio delle masse, sull'arabesco della linea e sull'armonia dei colori. Col tempo la sua fama crebbe enormemente e fu stimato anche da artisti con intenti e visioni molto lontane dalla sua. Gauguin, Seurat e Toulouse-Lautrec furono suoi ammiratori dichiarati. Questi pittori post-impressionisti lo apprezzarono per le sue forme semplificate, per il suo rispetto verso la piattezza della superficie pittorica, per la linea ritmica e l'uso di colori non naturalistici. Nel 1874 Puvis de Chavannes eseguì nuove decorazioni che per la prima volta affrontarono temi religiosi. Davanti a queste opere così innovative, la critica reagì vigorosamente. Alcuni gridarono alle imbrattatele denigrando la sua arte, altri, come Théophile Gautier, lo sostennero con entusiasmo. Nel 1885 l'artista incontrò la sua musa, un'acrobata professionista che si chiamava Marie Clémentine Valadon. Clémentine diventò prima la modella di Puvis, poi la sua amante, forse persino la madre di un figlio che lui non riconobbe, Maurice Utrillo. La Valadon non rimase però solo una modella, ma si mescolò a sua volta tra i pittori di Montmartre con tele e pennelli, diventando anch'essa una grande pittrice. Si può affermare che Puvis de Chavannes dipinse tele essenzialmente simboliste. Accanto a qualche ritratto di sobrietà già moderna, l'artista però si rivelò anche un sensibile paesaggista, circondando le allegorie e gli idilli pastorali di paesaggi, di praterie, valli e foreste che ricordano le campagne francesi. Il povero pescatore, tra le opere più controverse della sua carriera, apparve come il primo manifesto del simbolismo francese. Profondamente colpito dalla morte della moglie, Marie Cantacuzin, sua amica e ispiratrice di sempre che aveva sposato nel 1897 nonostante le numerosi amanti, le sopravvisse solo qualche mese, per spegnersi a Parigi il 24 ottobre del 1898. Nel 2002 è stato riconosciuto come precursore di gran parte delle avanguardie storiche. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!